Ciao a tutti da Napoli Click. Napoli Click sono solo io oggi perché si sono tutte ammalate con il tempaccio che c'è, quindi mi tocca l'arduo compito di raccontarvi solo io tutto quello che accade a Napoli in questo weekend, o meglio ciò che c'è di meglio a Napoli da fare e da vedere. Iniziamo subito con AstraDoc, che riparte a grande richiesta stasera e ogni venerdì con il cinema documentario d'autore. Stasera è la volta di Io sto con la sposa, alle 21, a via Mezzocannone ovviamente, mentre invece un altro appuntamento che sarà invece il prossimo venerdì 6 febbraio è quello con Il sale della terra di Wim Wenders su Sebastiao Salgado, sul grande fotografo. Io l'ho visto, è veramente imperdibile. Ma ora veniamo alle proposte di teatro. Visto che mi hanno lasciato sola, mi dedico alla mia passione, che è appunto quella del teatro. Trovate tutti gli appuntamenti del weekend dei teatri napoletani sempre sul sito Napoli Click, però ora vi segnalo due appuntamenti in particolare che ci hanno incuriosito perché vengono rappresentati in location particolari. Il primo è dal 30 gennaio al 1 febbraio ed è la Grande Tribù, un tributo a Pierpaolo Pasolini per la regia di Mario Gelato, che fa parte di Il teatro si fa in albergo, quindi il teatro che esce dal teatro e si svolge nelle stanze degli alberghi. Il secondo invece è proposto dal Teco, il teatro di contrabbando, però per vederlo è possibile soltanto sabato 31 gennaio alle 19 e si svolgerà nella chiesa di Sant'Aniello a Capo Napoli, e lo spettacolo si chiama Fabula Nera, quindi è una fabula misterica in un luogo molto particolare e suggestivo della città. Un'altra cosa molto interessante è per chi vede il bicchiere mezzo pieno. In che senso? Nel senso che, come tutti sappiamo, i mezzi di trasporto a Napoli funzionano benissimo, malissimo. Però in compenso abbiamo ricevuto dei premi internazionali, soprattutto dalla stampa, come dalla CNN, sulle metropolitane d'arte che sembrano essere quelle più belle d'Europa, in particolare quella lì di Galleria Toledo. Ora appunto per un giorno cioè, guardate alle stazioni dell'arte con un altro sguardo, quello del turista. Ad accompagnarvi in questo viaggio ci sarà una guida specializzata, Alessandro D'Alfonso, che sabato 31 gennaio alle 17 propone proprio una panoramica della stazione Toledo e di Università. Ma adesso, visto che sono da sola, ho chiesto la partecipazione di un ospite straordinaria, ovvero della nostra Maria Nazionale. Mi raccomando, preparatevi con i mi piace su Facebook perché... Sì, assolutamente sì, beh, altrimenti non si spiegherebbe la mia presenza qui oggi. Assolutamente. Diciamo. Allora, io sono qui oggi per raccontarvi di Spazzacammino, un progetto che abbiamo già tante volte presentato al pubblico. Si tratta di un progetto che vede impegnati 11 senza dimora nella pulizia, nello spazzamento delle strade cittadine, che da oggi cambia obiettivo, nel senso che noi abbiamo già lanciato la campagna per la raccolta fondi, quindi per contribuire a far crescere il progetto Spazzacammino, adesso con un nome diverso, perché da senza dimora a Spazzacammino per il riscatto delle persone e la cura della città, quindi diventa un progetto sempre più ambizioso che tende a creare dei percorsi proprio di riscatto, di emancipazione e di autonomia per queste persone, facendo in modo che dal semplice progetto si passi ad un vero e proprio lavoro stabile, diciamo, quindi un'opportunità sia per loro che ne sono i protagonisti e ne saranno naturalmente i principali fruitori, sia però anche per tutta la città, perché tutta la città appunto avrà benefici, avrà insomma dei vantaggi nel vedere più pulite e più belle le nostre città. E se vogliamo quindi, contribuire? Per contribuire basta veramente poco, si parte da 5 euro e si può fare attraverso la piattaforma buonacausa.org, quindi ricordate www.buonacausa.org, cercate la nostra campagna che si chiama proprio Da senza dimora a Spazzacammino, quindi affinché possa diventare una professione quella degli Spazzacammino, e contribuite, tutto qui.
Quindi, beh, ora ci licenziano, adesso Monotea, intanto adesso io vi saluto e vi auguro buon weekend, fortunatamente l'ultimo weekend di questo sfortunatissimo mese di gennaio. No, per carità. Allora, no, a partire appunto invece dalla prossima settimana, ecco. No, ma sei qui con noi, sto qui con voi. Dalla prossima settimana di febbraio, se passate per Via Toledo, fate attenzione perché io e Raffaella Ferre, la mia collega, saremo in giro proprio a raccogliere interviste ed impressioni su quello che è questo lavoro degli spazzacammino. Quindi avrete l'opportunità di poter essere, perfetto, anche intervistati su questo tema sociale. Vogliamo ricordare al pubblico che abbiamo anche un grandissimo e bellissimo gadget, non so se si riesce a vedere, questo è praticamente un portacenere, come potete vedere. Quindi per non inquinare la città e le nostre strade abbiamo anche questo simpatico gadget da dare ai passanti, ai commercianti, a chi insomma voglia conoscere in maniera più approfondita il nostro progetto. Potete sempre smettere di fumare, noi lo consigliamo, certo, perché insomma vi date agli eventi e piuttosto che... E un'altra cosa da ricordare importante, sì, è che su Napoli Click c'è anche una sezione dedicata proprio al progetto Spazzacammino in cui potrete trovare tutto quello che vi interessa, tutte le notizie, tutti gli articoli, c'è anche una dettagliata rassegna stampa sul progetto, quindi per saperne di più collegatevi anche per questo motivo, oltre che per vedere tutti i nostri eventi, su napoliclick.it. Un ultimo appuntamento ve lo diamo, non è nel weekend ma si svolge ogni martedì al Teatro Palcoscenico, che è un teatro molto suggestivo che si trova in un palazzo nei pressi di Piazza Carlo III, dove si esibisce, diciamo, in performance improvvisate il gruppo del Delirio Creativo. In realtà si tratta di un laboratorio teatrale, però ha alla base quest'idea di apertura al pubblico, e quindi quanti vogliono assistere alle prove aperte, alle improvvisazioni, e vogliono portare la loro storia, questa storia verrà appunto messa in scena, interpretata dagli attori al momento, quindi è un po' un luogo di scambio di esperienze. Perfetto, allora salutiamo finalmente l'ultimo weekend di questo sfortunatissimo gennaio e vi salutiamo rimandando per tutte le notizie a www.napoliclick.it. Ciao! Ciao.